Morentag ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale, terzo appuntamento con la rubrica Parliamo di Zombies, sempre in compagnia di Mr. Mark, di Wagna e Alert. In questo video parliamo molto dei gusti personali in vari aspetti di Zombies, tra cui miglior Wonder Weapon, Boss e Bibita. Ti ricordo come sempre che questi episodi sono degli estratti di diverse live talk fatte sul canale di Wagna, quindi un grazie a Wagna per avermi invitato in questo progetto e puoi trovare i link di Wagna e di Alert in descrizione. E mi raccomando, alla fine del video fammi sapere nei commenti tutte le tue opinioni. Buona visione! Arma speciale preferita, quindi Wonder Weapon preferita e Wonder Weapon meno preferita. Facciamo a turno, facciamo che parte Ala, dai, così. Allora, preferita o il Kraken di Voyage, per restare in tema, o la Wavegun di Moon, proprio perché è bella e con la mappa ci sta benissimo. Invece peggiore non mi viene in mente, perché o peschiamo la Wunderschwaffe, mi pare si chiami di Tag der Totem di Black Ops 4, che è quella Wunderwaffe cecchino che è inutilizzabile, non ha senso, oppure l'Urlo dell'Inverno di Black Ops 1 che letteralmente non uccide. Che però in realtà lo sciacallo anche c'è lo stesso problema su Call of the Dead. Io come Wonder Weapon preferita credo proprio sia il servitore Apoticon di Shadows of Evil e Revelation. Oddio, come Wonder Weapon che mi piace di meno, non ti saprei dire. O come ha detto Alert, la Wundwaffe Sharpschütze. Se dobbiamo parlare della Thunder Gun, allora dobbiamo dire che la peggior Thunder Gun è la Tundra Gun di Tag der Toten. Quella era veramente orribile, a me non piaceva. No, Tundra Gun, io sparavo, c'avevo gli zombie davanti, non riuscivo a congelarli, cioè... Vivo, ma non si congelavano, quindi ci sono morto veramente troppe volte, quindi... Ecco, probabilmente quella è la peggior Wonder Weapon... Che c'è? Hunter, vatela a cercare la Tundra Gun e poi mi dici se non sei d'accordo. Ah, Hunter l'ha visto, il cannone Zeus di Wish. Esatto, più o meno. Se cerchi Thunder Gun su Wish, probabilmente ti arriva a casa la Tundra Gun. Sì, sarebbe la Thunder Gun mista all'Urlo dell'Inverno. Molto male. Madre di Dio, che... diversi errori di fabbrica. Questa è la vera bestemmia, che altro che... E io sono indeciso per la preferita tra il servitore Apoticon e il l'arco del fulmine di Der, ma mi convince anche la Thunder Gun, mentre Wonder Weapon peggiore per me, sempre si parla comunque opinione personale, sono indeciso anch'io tra l'Urlo d'Inverno o addirittura ti direi la Wave Gun. Ma la Wave Gun... mi spezzi il cuore. Lo so. Infatti ero indeciso se dirlo o no, però devo dirlo. Non mi piace... O la Baby Gun, effettivamente, anche Hunter lo dice, la Baby Gun. Ok. Ah, Tag der Toten, che ne pensate del finale, dice Black. Adesso ha scritto. Vabbè, capo... Capo ancora... No, ancora ho... gli occhi lucidi. C'è un altro aneddoto sul finale. Io avevo registrato la mia reaction al finale della storia di Tag der Toten, ma non l'ho mai pubblicato perché ero veramente devastato, ero veramente a pezzi e non l'ho mai pubblicato. E mi ricordo che sono rimasto davanti il dispositivo agartiano, no? Che tu lo prendi e ti parte la cutscene. Io sapevo che una volta che lo toccavo partiva la cutscene e finiva la storia. E quindi mi ricordo che sono rimasto 5 minuti a guardare questo dispositivo agartiano prima di raccoglierlo, perché avevo proprio paura, cioè io ora lo raccolgo e mi finisce tutto, mi finisce la storia. E quindi niente, non volevo raccoglierlo, quel dispositivo agartiano, non volevo vedere il finale, ecco. Poi Hunter propone Bibita preferita di tutti, immagino gli zombie messi insieme, che sono più di quel che si pensa in realtà, cioè più che quello che pensa, più ce ne sono alcune secondo me che sono non scontate. E io ne ho sono belle. In realtà di preferite che sono secondo me le migliori, il Jug ovviamente, il Quick Revive, il fatto che ti curi anche più velocemente da quando ti colpiscono gli zombie, esatto. È molto utile. La Stamina Up, immancabile, e il Widow's Wine, il vino della vedova di Shadows of Evil, introdotto con Shadows of Evil, secondo me era veramente, veramente un'ottima bibita. Ti posso dire un'altra che apprezzavo era il Key & Key,
che secondo me era molto sottovalutata come bibita, il Chiechi di Dai Rice. Mm. E, o l'Electric Cherry anche, era molto bella. Io dico Flopper e Double Tap 2.0. Bella. La mia preferita in assoluto, vabbè, a parte il Jug comunque, che il Jug è il Jug, lo conosciamo tutti. Probabilmente il Widow's Wine di Black Ops 3. Qual è il boss, il vostro boss preferito? Sempre Black, prima di andar via al volo. Boss preferito? Boss fight intende boss, o mini sì, boss fight, penso intenda boss fight. Penso il custode corrotto, il keeper di The Resident Drake. Bello. Io faccio una risposta bastarda. Io dico Mamma Gorilla di Dead Ops Arcade 3. Vabbè. Non l'ho mai affrontato perché non ci sono mai arrivato, però... Cucchiaio di legno, il cucchiaio di legno e le banane esplosive, altro che... ti direi Gorod o il servitore di Der. Più che altro Gorod, perché è bello il significato che c'è dietro la boss fight con Nikolai che ti aiuta e poi dopo devi affrontare Nikolai. Allora, mentre Hunter dice sessione più lunga di zombie, la mia è stata 12 ore e mi vedevo i zombie venirmi addosso. Sessione più lunga, parliamo che di... Anche, che non è per forza il round più alto. No, infatti. Bisogna proprio ore giocate. Poi beh, penso esatto. Che una pausa bagno ogni tanto fosse contemplata, sì. Cristo. Se no, però sì, io ho fatto certi after bruttini da 18 ore su zombie. Stessa cosa, circa 18-20 ore anch'io. Io... non mi sono mai spinto a tanto, più per mancanza di tempo che di voglia, in realtà, perché di voglia ce n'era di fare una bella partita lunga, però non sono mai andato oltre le 8-9 ore, probabilmente, forse 10 toccate a malapena.